momenti di follia qui al Casal Lombroso, Boccea Meeting Point versus Casal Lombroso. Abbiamo questi grandi giocatori, abbiamo laggiù Ristuccia in porta, il DG Gianpaolo Mele, Roberto Iozzo, Simone Sensoli, il famoso Cesca from Foligno, Abbasciano Tatoli e Berlenghini. Tarallino Junior, due volte campione del mondo. Esagerato. E qui in disparte abbiamo Capitano con la sua ansia a scrivere la formazione, climatesissimo, insieme a Jacobelli. Vediamo. È stato stato diviso questo separè. È tutto pronto per iniziare qui a Casal Lombroso. Questa grande sfida. Cosa ne pensa lei di questa partita? Andiamo a intervistare Simone Sensoli. Siamo emozionati, ma io cederei subito la parola al mio amico di Foligno Cesca. Cosa ne pensa lei di questa partita? Siamo emozionati, ma cederei la parola al mio amico Sensoli. Si cedono la palla a vicenda. Ma vediamo qualche straccio di riscaldamento. Non fatelo a casa, ragazzi. Riprendi sta palla. Un gioco molto pericoloso. Attenzione! Gente che è stata ferita dalle pallette di Ristuccia. Gente! Non si contano i danni! Ha fatto più danni del tsunami! Ricordiamo per gli amici spettatori che è consentito tirare con il polso purché non si lasci la stecca. Vantaggio. Ci vediamo dopo, alla prossima partita. Arrivederci qui dallo spaccone. Se mi dai. Abbasciano Sattoli e hanno Vincenzo Romano. Aspetta un attimo, ce l'hai la cosa tu, la distinta? Ok, ora gliela darò. Vi saluto, arrivederci. Momenti salienti di questa Roma League. Vediamo questo capitano tesissimo e i suoi giocatori. Mi piaccio sul polso, guarda. Abbiamo Alberto Bonelli che è venuto a vedere la sua squadra. Spalle senso di notare. Spezzoni di partita. Luis Dino e Roberto Iozzo contro Carallo Mirko, Roberto Daniele. Abbiamo anche la televisione. Attenzione, ci provano. No, ma anche prima, lo fa spesso il ragazzo. Fair play. Andiamo a intervistare Roberto Berlenghini, giocatore che è venuto a supportare la sua squadra come Alberto Bruni. Cosa ne pensa di questa partita? Cosa ne penso? Stiamo prendendo il largo, siamo a 18 miglia. Siamo sulla Roma alla Dispoli, andando verso la Sardegna. Ora vediamo un attimino cosa riescono a fare gli amici qua, Dino Tatoli. Speriamo bene per questa partita. Detto come si chiama? Luis Dino. O anche Dino Pizzarelli. Poi quando metti il muro torto è una cosa impressionante. Comunque, vediamo, un applauso. A vedere anche il singolo Ristuccia Cesca.
cosa si dice di questa partita, lei che non sta giocando? Che cosa ne pensa? Perdemo però, no, dei 50, dai. No, dei 50. Sicuramente 28. Vi state difendendo molto bene. 28. Vi state difendendo molto già bene. Già stiamo sotto di 30 e me lo dico. Perché il portiere non c'aveva i guanti, mo' io ho portato i guanti. Io ho portato... Comunque Iacobelli pare Scamarcio, dopo dite io. Iacobelli come Scamarcio. Belli. Oh, scusate. Il presidente. Il DG. Andiamo a Scamarcio. Andiamo a intervistare il DG. Si metta qui gentilmente intervistato. Volevamo fare un'intervista per quanto riguarda il Boccea e ti ha saluto. Penso che finirà con un vantaggio per il Boccea. Largo quanto, vantaggio. Quanto penso che superiore 20. 20 gol. Superiore. Beh, già siamo a 18, ah, quindi sta prendendo il largo specialmente sul gioco. Sulla Roma. Arrivati al Simone, questo ci sta per deserto prima. Ecco, questa coppia, ha Riozzo, che ne pensa? Bella coppia. Bella coppia. Ok, grazie al cameraman. Saluta. Ciao cameraman. Salutiamo il DG e il giocatore del Boccea. Arrivederci.